Allora, buongiorno, siamo qui nella bellissima casa dell'architetto Paolo Portoghesi. È un nome nell'architettura, Paolo Portoghesi, quasi non ha bisogno di essere presentato nel modo classico, ricordando le opere, quello che ha fatto. Comunque, io direi che lascio direttamente la parola al nostro professore perché possa introdurci alla sua, diciamo, al suo vissuto e a quello che ha fatto nella sua vita. Prego, professore. Dunque, parlare di se stessi è sempre difficile, ma in questo caso vorrei raccontare, diciamo, quella che è stata la mia esperienza di vita. Io sono nato nel centro storico di Roma, in una di queste strade strette e buie che si chiama via Monterone, però, diciamo, ho vissuto fin da ragazzino, addirittura da bambino, la presenza fortissima della qualità urbana. Roma è una città meravigliosa e io sono nato al centro in una zona dove appunto si vedeva la cupola di Sant'Ivo, quindi c'era, come dire, un'apertura verso questa architettura che cerca di raccontare, di significare e di esaltare alcune idee dell'uomo. Quindi diciamo che la vocazione di architetto è nata proprio vivendo la città e naturalmente è stata nello stesso tempo una vocazione di storico e di architetto. Di storico perché volevo capire, cioè volevo che la città mi parlasse e quindi l'unica cosa era studiare, in modo particolare Borromini che è stato poi il tema principale della mia attività di storico. Naturalmente non sono solo uno storico, perché appunto la storia è motivata dalla volontà di entrare in questa straordinaria attività che è l'attività dell'architetto. E quindi ho costruito molte cose, non c'è quasi regione d'Italia, tranne la Val d'Aosta, in cui io non abbia realizzato qualcosa, anche di modesto, ma comunque diciamo questa presenza in Italia, d'altra parte, non mi ha impedito poi di lavorare in Europa perché ho costruito per esempio la moschea di Strasburgo e la mia opera più importante è una moschea che, diciamo, è stata per me un'esperienza fondamentale perché in fondo a Roma la moschea, la costruzione di una moschea islamica è stato il segno di una libertà religiosa finalmente completamente realizzata. Io sono un credente, sono cristiano, però penso che sia giusto che nella città moderna ci sia posto per qualunque fede, per qualunque atteggiamento e quindi diciamo riuscire a costruire un edificio come la Moschea di Roma è stato per me un modo di confermare la mia vocazione. Ecco, dicevo che durante la mia carriera c'è stato anche molto importante l'insegnamento. Io ho cominciato a insegnare appena laureato, nel 58, e poi ho avuto il privilegio, ancora negli anni 50, di insegnare letteratura italiana, che io ho interpretato come un modo per raccontare agli studenti il mondo della cultura. Io ricordo che portavo sempre con me una quantità di libri che poi distribuivo, perché secondo me il libro è lo strumento fondamentale per creare una vocazione culturale. Quindi il mio desiderio era non tanto di imprimere delle idee, quanto di aprire agli studenti questo mondo. E poi diciamo, l'insegna del mio modo di insegnare è stato sempre non insegnare dall'alto, ma cercare insieme con gli studenti. E proprio per affermare questo principio ebbi un'esperienza didattica tragica a Milano perché fui cacciato insieme con altri illustri professori, perché c'erano professori come Belgioioso, Albini, Bottoni, Rosso, Canella, fummo cacciati per 3 anni perché avevamo sperimentato questo modo di insegnare basato sulla ricerca.
Ecco, questo è un po' quello che posso dire della mia attività. Bene, allora io avrei alcune domande. Per esempio, nei suoi scritti, e nei suoi dialoghi, ad esempio con Mario Pisani, lei dice: "Ho sognato con grande ricchezza di dettagli una città fantasma. A volte avevo la coscienza del sogno, a volte l'incertezza che si trattasse di un'esperienza reale. Scoprivo la città reale e quella sognata attraverso strati sovrapposti, i cui confini mi apparivano sempre sovrapposti." Ecco, questo mi sembra veramente importante, come lei ha anche detto nella sua presentazione, nella sua autopresentazione, che è stata la città stessa a ispirarle, no? L'amore per l'architettura. E quindi ci può parlare bene, meglio di questa esperienza onirica e del ruolo che ha avuto nelle sue opere, nelle opere che ha creato? Beh, sì, già nella mia introduzione ho accennato a questo fatto, che ho avuto il privilegio di vivere in una città come Roma, che è una città che si racconta continuamente. E quindi per me la vocazione di architetto è nata come vocazione di chi vuole lavorare nella città. Lavorare nella città aggiungendo qualcosa, però sentendo l'obbligo di seguire in ciò che si aggiunge lo spirito di ciò che già c'è, di ciò che è stato. E questo direi che è la ragione per cui ho sempre sognato di poter realizzare una città. Poi, diciamo, ho progettato un'utopia, cioè questa Dicaria, che era una città meccanica, lasciata in eredità da una generazione alla generazione successiva. Ed era una città fatta per accogliere e realizzare i desideri degli abitanti, perché diciamo, era un complesso, una gigantesca macchina capace di realizzare una città e poi di riprodursi. Quindi era la teoria di Neumann, di Neumann, che effettivamente la città, la macchina abbia la possibilità di riprodursi e quindi di diventare quasi un essere autonomo. Beh, io interpretavo questo nel senso di rendere possibile a una generazione, di offrire alla generazione successiva un tipo di vita completamente diverso. Naturalmente ciò si è rivelato molto lontano dal vero, ma comunque ricordo sempre con interesse questa utopia nata nel 68 in un clima in cui appunto il desiderio di cambiamento era molto forte. Ecco, poi ho continuato a lavorare sempre su questo filone del rivalutare gli elementi fondamentali che la città aveva acquisito nel tempo, che sono poi fondamentalmente la strada e la piazza, ma anche diciamo, tutto ciò che riguarda le relazioni dell'uomo con l'architettura. Quindi, per esempio, la scala, la dimensione, il colore. Ecco, per me la città deve essere qualcosa che accoglie, è come se fosse una persona la quale appunto manifesta un interesse per te e desidera in un certo senso sì, colloquiare. Quindi questa città è intesa come colloquio, è un tema che io ho affrontato fin da principio ed è alla base di quello che sono riuscito a fare. Ecco, a questo proposito, proprio riprendendo questo discorso del colloquio e riprendendo anche il suo amore per la letteratura e il fatto che abbia insegnato anche letteratura, e in uno di, nel dialogo appunto, che lei ha fatto con Mario Pisano. Pisani, lei cita il Barone Rampante di Calvino e dice: "Che si guadagna attraverso l'autonomia, le rinunce, le ostinazioni, lo spazio per vivere sentimenti, che non è più possibile vivere nel mondo normale, perché lì hanno perso la loro autenticità." Ora, questa sua riflessione mi ha fatto venire in mente l'analisi junghiana, che mira a far recuperare lo spazio dell'anima. Pensa che sia giusto questo parallelo? Pensa che attraverso l'architettura si possa appunto ricreare nella città moderna spazi dell'anima? Diciamo che questo sia possibile
non abbiamo nessuno strumento che ce lo dimostri, perché i grandi tentativi, anche quelli più ricchi dal punto di vista artistico, raramente sono riusciti con il linguaggio moderno a creare un pezzo di città così come io la intendo, quindi capace appunto di parlare all'anima. Questo è un difetto del nostro tempo contro il quale dobbiamo combattere. Io ho sempre combattuto con la speranza, non che questa tendenza degeneri sempre più, ma nella speranza invece di un ritorno a un'idea di città che possa effettivamente svolgere la funzione che svolgeva in passato. Ecco, la tragedia dell'uomo moderno, secondo me, si esprime terribilmente attraverso l'architettura, perché mentre, diciamo, l'uomo ha fatto dei passi avanti fondamentali nel campo della giustizia, cioè abbiamo meno differenze, meno. Allora, lei parla dell'architettura come forma metaforica e a questo proposito dice: l'architettura si avvale della metafora, ma conta non tanto quella volontaria, bensì la forza metaforica assoluta che passa al di sopra dei significati e che comunica qualcosa che non abbiamo ancora veduto e nella quale forse speravamo. E io metterei l'accento su questo speravamo, no? Come legato all'immaginazione, al sogno onirico che lei ha quando guarda la città. Quindi le trovo queste parole anche molto importanti per un analista junghiano che lavora molto con le metafore, con i sogni. Quindi ci può dire qualcosa sulla forza metaforica assoluta? Sì, io ho sempre consapevolmente usato la metafora, però tenendo conto del fatto che appunto, la metafora è una proposta rivolta verso gli altri che incita al ragionamento e soprattutto all'immaginazione. Quindi è qualcosa che noi diamo senza sapere completamente quale potrà essere il suo effetto, perché richiede nella decodificazione che ne darà l'abitante della città, in questo caso, lasciare spazio appunto a questa straordinaria capacità dell'uomo di utilizzare la metafora come apertura di un mondo, come riflessione su tanti possibili aspetti. Ecco, diciamo che nella storia dell'arte c'è stata un'importante affermazione, cioè l'importanza dell'empatia nel rapporto che si crea tra il fruitore e l'opera d'arte. L'empatia, che è un po' l'introduzione del sentimento, è proprio questo che si ottiene con la metafora. Infatti, mentre ci sono, come dire, delle metafore a cui, che sono legate in modo preciso a un significato, e questi sono appunto i simboli che si adoperano normalmente come degli elementi di classificazione, e poi invece ci sono dei simboli, un simbolismo assolutamente al di sopra di questo codice che spiega così elementarmente il meccanismo della metafora, e che invece lasciano alla metafora questo grande valore di comunicazione, che non è una comunicazione precisa, definibile, anche attraverso il linguaggio, ma è invece veramente un modo in cui due anime in qualche modo possono colloquiare attraverso qualcosa che li arricchisce e gli apre appunto una dimensione nuova di vita, di esperienza. Ecco, in questo suo approccio che è legato alla letteratura e lei dice appunto alla psicologia, no? Che la psicologia per lei è stata molto importante per entrare dentro l'anima dell'architettura. Ecco, potrebbe parlarci un po' del ruolo che Jung ha avuto in questo suo aprirsi alla metafora, al sogno, al Diciamo simbolo? che io conosco Jung anche per aver letto alcuni libri, ma soprattutto per aver
letto da ragazzo questo magnifico libro che sintetizza un po' il pensiero di Jung e che insiste molto su questa ricchezza che può venire dalla metafora. Tra l'altro Jung ha scritto a proposito della sua casa, considerando la sua casa come una specie di storia della sua famiglia. Ed è affascinante perché leggendo Jung, ciascuno di noi in un certo senso ripete questa esperienza di viaggio nel tempo, nello spazio della propria casa e scopre dei valori simbolici, perché Jung addirittura pensava di rivivere attraverso la casa la storia dell'uomo e quindi diciamo la storia in questo senso. Beh, diciamo che io tra l'altro appunto ho fatto lo storico per questa straordinaria capacità di rivelazione che sta a rivolgersi al passato per capire, che ovviamente per capire il presente, per capire se stessi. Ecco, io credo che Jung sia stato veramente un grande maestro in questo senso, perché ha utilizzato gli strumenti che Freud ci ha dato per penetrare nell'anima umana, nei comportamenti dell'uomo, ma ha dato la giusta importanza a quello che noi chiamiamo spirito, che è una parte di noi difficile da definire, insomma, ma che indubbiamente ha una caratteristica diversa dalla materia, è qualcosa che appunto ci dà l'idea che una parte di ciò che l'uomo può conoscere rimarrà sempre un mistero. Ecco, questa accettazione del mistero è stata fondamentale per me. Cioè, la scienza è sicuramente uno strumento affascinante ed è proprio lo strumento tipico del nostro tempo, ma non bisogna farsi aggiogare dalla scienza. Se ci si fa aggiogare dalla scienza si perde una delle dimensioni fondamentali dell'animo umano. Una cosa che mi commuove pensando a Jung, che poi ha finito la sua vita nella famosa torre sul lago, è proprio il suo pensiero che dice: ma io, se tutta la mia vita fosse legata solo al mio tempo, quasi non avrei ragione di esistere. E invece, se vedo la storia dell'uomo nel suo complesso, allora sento di appartenere a questa storia, che vuol dire che ovviamente il passato per Jung era un elemento fondamentale, un nutrimento di cui non si può fare a meno. Quindi effettivamente leggere Jung per me è stato come, diciamo, ereditare, come da una famiglia, un atteggiamento che è fondamentale per vivere la propria vita in modo ricco e complesso, senza farsi, come dire, condizionare da ciò che è presente, che va di moda, che costituisce, diciamo, l'elemento fondamentale dell'esperienza quotidiana. Lei nel suo documentario Il Genius Loci, no? Lei proprio riportando questo discorso del rapporto tra tradizione e modernità, tra cultura e natura, no? Lei paragona l'architetto al vasaio che plasma la terra sul tornio roteante e poi paragona anche l'architetto allo scultore e dice che questo fa sì che l'architettura della città emerga dalla natura, dalla composizione del terreno. Quindi, e parla addirittura degli Etruschi come esempio di questo tipo di atteggiamento. Ecco, ci può dire qualcosa quindi in che modo, il passato rivive nel presente e quindi in che modo potrebbe modificare in senso positivo il presente? Ma io ho scelto di abitare nella mia vita, di abitare, diciamo, il periodo della maturità della vecchiaia in un paesino, perché ho visto in Calcata un modo per approfondire l'esperienza di essere vissuto a Roma, perché
Io dico sempre che Calcata è in miniatura un'immagine del paesaggio di Roma prima che Roma nascesse come città, quando erano ancora i sette colli abitati da gruppetti di persone nei famosi Pagi. Ecco, quindi diciamo, io ho sentito il bisogno, per esempio, quando avevo degli amici importanti che stavano visitando la città, di portarli anche a Calcata per fargli vedere questa strana analogia, che tra l'altro è confermata dagli studiosi delle antichità remote, perché mi pare. Nel Pliocene il fiume Tevere scorreva proprio nella stessa valle del Treia. Quindi, questo per dire che sicuramente Roma ha subito l'influenza del luogo in cui è nata. Anzitutto è nata perché c'era in quel punto una facilità di attraversare il fiume, quindi insomma. Più o meno le grandi correnti di rapporti che c'erano all'interno della penisola italiana avevano come punto fondamentale questo di attraversare il fiume, dove questo era più facile perché c'era un'isola. Quindi Roma è stata fortemente condizionata, ma poi soprattutto ha ricevuto dalla configurazione del paesaggio l'impronta di una sorta di disordine complesso che andava regolato, ma tenendo conto che diciamo, non si trattava di una tabula rasa, ma invece di un paesaggio che rendeva necessaria una quantità di esperienze, di accorgimenti. Tra l'altro queste forre, cioè queste valli strette, sono probabilmente un elemento che ha influenzato la sensibilità dei costruttori della città, perché questo spazio racchiuso, questo spazio della strada, anche stretta, è probabilmente nato a Roma, perché è a Roma che si sono sviluppate le insule in altezza, e quindi diciamo, è stata la prima città della storia in cui le strade sono diventate come dei canali, in un certo senso. E questo ovviamente ha influito sul rapporto tra l'uomo e la città. Ecco, questo è sicuramente un elemento importante per capire il rapporto tra città e natura. La città non può ignorare la natura, perché dovunque si costruisca, l'architetto si trova di fronte a una serie di problemi che sono unici in quella parte della terra, e quindi sono quelli i problemi che deve risolvere, come dire, approfondendo il suo rapporto con il luogo. Ecco, tra l'altro il luogo è un concetto che diciamo era poco importante nell'architettura innovatrice del razionalismo. In fondo, una delle caratteristiche del razionalismo è stato proprio quello di costruire indipendentemente dai luoghi, perché veniva cancellata la tradizione e il problema era invece di lavorare per un futuro migliore dell'umanità. Poi però ci siamo accorti che questa idea era in gran parte sbagliata, perché non si può fare a meno dell'esperienza fatta dall'uomo in tanti secoli. E il luogo è stato sicuramente una riconquista per la mia generazione. Christian Norbert Schulz, che era un mio carissimo amico, ha scritto, proprio colloquiando con me, questo libro Genius Loci, che poi ha avuto molta importanza perché è servito a ricreare negli architetti moderni una sensibilità e una curiosità per l'influenza del luogo sull'architettura. Indubbiamente c'è qualche analogia tra quello che lo scultore fa secondo il modello michelangiolesco, cioè cercare di tirar fuori da una situazione formale come quella del paesaggio la sua vocazione, cioè ciò che in qualche modo sta dentro, ma tocca poi all'architetto di farlo emergere. Quindi questo rapporto col luogo
secondo me è un rapporto che deve diventare creativo nel campo dell'architettura. Come ridare un'anima all'architettura, ai Ridare luoghi. un'anima, appunto, ascoltando, perché in fondo noi siamo in un mondo in cui conta soprattutto, diciamo, il logos, il parlare, il definire, e l'ascolto è molto meno importante. Cioè, molto spesso la gente pensa di poter ragionare sulla base della propria sensibilità, e questo è vero, ma non è sufficiente, quindi bisogna, come, reintrodurre questa capacità di ascolto che, tra l'altro, è così importante nella storia, perché quando noi vediamo l'opera di un architetto ci rendiamo subito conto che quell'architetto ha passato la sua vita, il suo periodo formativo in un luogo determinato ed ha assorbito da questo luogo degli insegnamenti che sono fondamentali per le sue capacità creative. A proposito dell'ascolto, infatti lei fa no, un collegamento tra architettura e musica. No? Sì, questa è, diciamo, una vecchia storia, perché che musica e architettura siano parenti, lo hanno detto più o meno tutti quelli che hanno indagato sulle strutture di questa particolare attività dell'uomo. Una delle parentele più strette tra la natura, tra l'architettura e la musica è il numero, cioè il fatto che per arrivare al prodigio che la musica ci ha regalato, è stato necessario che l'uomo si rivolgesse a una logica che è quella dei numeri, dei rapporti. Che sia stato poi Archimede o chi altro a scoprire che, insomma, dal rumore di un fabbro che sta lavorando si può capire che ci sono delle regole che sono fondamentali per la gradevolezza del suono. E attraverso la gradevolezza poi ci si è resi conto che era possibile costruire un linguaggio. È un po' la stessa cosa che è avvenuta con l'architettura. L'architettura è nata per risolvere dei problemi contingenti, difendersi dalle intemperie, stare insieme in determinate condizioni, soprattutto, diciamo, accanto al focolare. E però poi ci si è accorti che, oltre a risolvere questi problemi elementari, l'architettura poteva consentire all'uomo di comunicare con gli altri con una nuova forza. E la musica ha esattamente lo stesso, ha avuto lo stesso compito, cioè ha dato all'uomo la possibilità di comunicare attraverso, appunto, questo aspetto scientifico del numero. E attraverso poi però un uso che si rivolge soprattutto ai sentimenti. Quindi, ecco, spesso l'architettura viene contrapposta alla musica perché, appunto, mentre la musica crea immediatamente dei sentimenti, spesso l'architettura invece ha un valore più di carattere conoscitivo. E di riflessione. Ecco, io credo invece che entrambi i linguaggi sono aperti all'espressione del sentimento, e quindi prediligo quell'architettura come l'architettura barocca, che ha saputo, appunto, arricchirsi di una serie di elementi che riguardano proprio le passioni umane, i sentimenti, e quindi in qualche modo avvicinarsi ulteriormente alla musica. E in questo senso, per esempio, quando lei fa riferimento a De Chirico, no? E quando De Chirico afferma che c'è un'assenza umana dell'uomo, cioè l'uomo che è presente come testimone invisibile nella città. Ecco, quindi lei pensa che sia importante questo elemento di rintrodurre il sentimento, il ruolo dell'uomo nella costruzione di una città. Sì, io credo che l'importanza di De Chirico è stata di mettere in rilievo alcuni aspetti della contemporaneità, cioè questo svuotamento. La metafisica
È proprio questo, farci vedere questa specie di precipizio di fronte a cui l'uomo si trova, insomma, in cui può cadere da un momento all'altro. È evidente che c'è un fascino del precipizio, come tutti gli orridi in un certo senso ci avvicinano. In qualche modo noi attraverso il precipizio abbiamo la sensazione del sublime. Ecco, io sono dell'opinione che il sublime è importante, ma molto più importante del bello, nel senso che il sublime evoca questa tragedia a cui l'uomo è legato indubbiamente, ma il bello è invece un invito alla serenità, al rapporto armonioso con la natura, che è, diciamo, la fonte di ogni bellezza, e nello stesso tempo è, diciamo, un modo per sentire il tempo dentro di sé come qualcosa che lavora e che ha ovviamente due aspetti fondamentali: uno è quello di far fiorire le cose e l'altro è quello di farle appassire. Ecco, se non si riesce a conquistare questa capacità di vedere il bello sia nel fiorire che nell'appassire, si ha, secondo me, una visione del mondo abbastanza arida, che porta così a un edonismo sfacciato oppure a una forma di allontanamento dal mondo, che, diciamo, sono un po' i due eccessi opposti. Allora, a proposito del mistero, no? Lei parla dell'assoluto e dice che leggendo Marsilio Ficino e Nicola Cusano si può capire quanto sia vera e partecipata la nozione dell'assoluto, che si esprime attraverso il cerchio e le qualità divine legate alla perfezione geometrica. In queste parole io ritrovo Jung, l'esperienza appunto dell'assoluto che Jung ha fatto. Lei è d'accordo? Ma sì, sono perfettamente d'accordo, cioè per me Jung è stato uno dei maestri che mi ha allargato la visione. Ecco, e poi, ecco, rispetto a questo rapporto con la geometria, per me la geometria è stata un'esperienza essenziale. Ho scritto proprio recentemente un libro sulla poesia della curva, perché soltanto utilizzando la curva ci si rende conto della complessità del pensiero geometrico, cioè il pensiero geometrico è nato per misurare la terra, per decodificare la terra in un certo senso e trovare delle forme base, delle forme archetipe che effettivamente come dire, si oppongono alla complessità della natura, ma nello stesso tempo ci danno la possibilità di misurarla. E misurarla è una parola magica, cioè effettivamente un uomo senza la misura non può vivere la sua vita integralmente. Ecco, l'assoluto ovviamente fa parte di queste esperienze che la natura ci offre. Quando noi appunto riconosciamo l'orizzonte, per esempio, l'orizzonte ha qualcosa di assoluto, l'infinito è una delle caratteristiche dell'assoluto, cioè l'assoluto non avendo limiti, non avendo difetti, è in qualche modo legato a questa nostra esperienza della vita. E assoluto e infinito in qualche modo appunto si somigliano, perché l'assolutezza è la caratteristica delle idee che appunto ci consentono di allontanarci dall'esperienza concreta del mondo e allontanandoci avere invece poi questa esperienza nuova che ha dei pregi che nessuna esperienza reale può avere. Ecco, questo è un aspetto della spiritualità che viene dimenticata quando si pensa all'essere umano come una macchina. E tutto sommato anche la psicanalisi può commettere questo errore. E quindi in questo senso
come Jung ha riformato la psicanalisi dandogli appunto una sensibilità e un'anima che consente di oltrepassare il limite della scienza. Così, indubbiamente, io ho cercato nell'architettura di superare questo equivoco del razionalismo. Il razionalismo può condurre sicuramente a un'opera artistica valida, nel campo dell'architettura moderna ce ne sono tante di opere d'arte meravigliose. Quello invece che non può fare è comunicare in modo diretto delle idee, delle sensazioni che sono importanti per la vita collettiva. Io ho trovato questa sua frase molto bella, no? A proposito dell'archetipo, e lei dice che noi non siamo soli, anche nella solitudine più assoluta ritroviamo una coralità, perché nel nostro sangue esistono infiniti impulsi che vengono da altre vite vissute. E arriva anche a parlare appunto della trasmigrazione. A me sembra che questo sia molto junghiano. Diciamo, come dire, a me fa sempre piacere questa possibilità di avvicinarsi al pensiero di una persona che ho sempre ammirato. D'altra parte, queste considerazioni nascono dall'esperienza. Effettivamente, ecco, io sono anche affascinato dalla poesia di Rilke, e Rilke queste cose le esprime molto bene. Quando noi ci amiamo, appunto, per esempio tra persone, è evidente che questo coinvolge una serie di persone che stanno prima di noi, cioè non, si cerca di semplificare vedendo l'amore tra due persone come un amore contingente tra io e te, ma ciascuno di noi si porta dentro invece una serie di amori vissuti prima di noi, da altri che hanno influenzato enormemente la nostra sensibilità. Quindi, ecco, secondo me questa visione poetica di Rilke in una delle Elegie Duinesi conferma le osservazioni di Jung e le esprime in un modo che veramente tocca in profondità, perché è solo riflettendo su questo fatto che appunto non siamo soli, ma siamo sempre alla fine di una catena. Questo da una parte ci conforta, dall'altro effettivamente ci impegna, cioè ci costringe a riflettere su questo e a trarne delle indicazioni per le esperienze che ciascuno di noi ha scelto di fare. Ma infatti lei cita la frase di Rilke: i padri in noi come frane di monte riposano nel fondo, no? Proprio, e a questo proposito parla appunto anche di un passato da recuperare, no? Per poter riuscire a mantenere un rapporto con le proprie radici. A me è sempre affascinato questa idea della frana, cioè effettivamente la frana che cosa è? Una perdita di equilibrio, è uno scivolare in un certo senso, no? E questo è proprio il senso che quando noi riflettiamo sul passato entriamo dentro questa frana in un certo senso, cioè che ci coinvolge, che ci fa scivolare, ci fa perdere l'equilibrio e quindi in parte ci si può abbandonare a questa frana, in parte ovviamente si deve reagire perché è questo aspetto, così questo problematico che appartiene alla memoria è un elemento che appunto nella poesia si esprime perfettamente in tutte le sue sfumature. E allora arriviamo alla sua visione della storia, no? Come lei dice, la storia non è lineare, ma c'è una visione appunto, e dice che bisogna liberarsi della nozione evoluzionista, no? E propone la necessità di distinguere tra storia e memoria, ritenendo la storia maschile, mentre la memoria femminile.
dato che la storia, appunto, come sottolinea, può divenire uno strumento di repressione che attenta alla libertà del pensiero e dell'immaginazione. E parla appunto di l'ideale sarebbe appunto arrivare a un equilibrio tra il principio maschile e il principio femminile, che è di fatto anche la visione di Jung, no? Quindi, e lei dice, però, se questo equilibrio non è possibile, preferirei, no, la prevalenza del femminile, della memoria. Sì, questo è un po', se vogliamo, partecipare a questa rivendicazione del valore del femminile. Ecco, secondo me, appunto, questa è una delle esperienze che noi viviamo ormai da diversi decenni ed è una, in fondo, degli arricchimenti del pensiero, perché se noi guardiamo la storia, noi non possiamo vedere soltanto degli aspetti positivi, dobbiamo anche invece riconsiderare i terribili aspetti negativi che la storia porta in sé. Tra questo c'è anche quello appunto di questa prevalenza dell'uomo dovuto alla sua forza fisica, che ha ovviamente influito moltissimo sulla mentalità femminile. La quale deve, secondo me, scoprirsi nella sua libertà, cosa che purtroppo a cui non abbiamo assistito, perché in un certo senso la donna ha puntato, una volta liberata dall'inferiorità rispetto all'uomo, si è abbandonata proprio alle sue grazie, in un certo senso, cioè ha puntato sugli aspetti della femminilità, che naturalmente non sempre, ma diciamo vedendo il loro insieme, l'episodio del femminismo negli ultimi 30 anni, appunto c'è stata questa preoccupazione in un certo senso di diventare loro stessi degli uomini, insomma. E questo è completamente sbagliato, secondo me, insomma. La femminilità è questo, su questo Jung sicuramente ha dato delle prospettive affascinanti. La femminilità è qualcosa di diverso e ciascuno di noi dentro di sé ha un po' di maschilità e un po' di femminilità ben distribuite, diciamo. Pensare che sia, diciamo, un modo di uscire dall'inferiorità, quello di immedesimarsi nell'altro, secondo me, radicalmente sbagliato. Per cui, diciamo, assistiamo negli ultimi anni non, come dire, a un'introversione della femminilità, ma invece a una sua estroversione, diciamo, pure fastidiosa. Cioè, non c'è mai stato come oggi questo culto, non della bellezza femminile, ma della presenza, come dire, inquietante della femminilità. Cioè. Quindi alla fine si sta dando ragione proprio a quella parte della storia in cui l'uomo ha cercato di trasformare la donna in una serva, diciamo. Purtroppo, diciamo, questo avviene, io mi auguro però che, come sempre avviene, col tempo poi il tempo serve proprio a maturare, e quindi attraverso l'autocritica fare emergere una forma di verità, quella che noi possiamo raggiungere con le nostre mani, che ovviamente è sempre parziale. Ecco, volevo fare questa domanda. Lei ultimamente sta insegnando un corso, no, di Architettura. geoarchitettura. Ecco, ci può dire un po' così sommariamente questa sua visione? Diciamo, la geoarchitettura è naturalmente un'architettura che accetta di essere ormai non più separata in una serie di esperienze che riguardano, diciamo, le diverse parti del mondo, ma che invece sente degli imperativi che sono universali, cioè a livello della nostra terra. Perché oggi indubbiamente ciò che si fa in una parte del mondo finisce per avere un'influenza maggiore o minore in tutte le altre parti del mondo. Questo l'abbiamo scoperto sotto il profilo della scienza. Questo però non vuol dire che, per esempio, la diversità dei luoghi sia,
qualcosa di passato, la diversità dei luoghi, anzi, ci si rivela sempre di più. Quindi la geoarchitettura vorrebbe essere un'architettura la quale, conscia del fatto che c'è questa influenza reciproca di tutti gli elementi che fanno parte del nostro mondo, si deve superare questo aspetto attraverso un ritorno alla coscienza di quanto il luogo ci impegni a degli interventi che sono specifici del luogo. Faccio un esempio, ci sono delle parti della Terra in cui l'architettura si realizza a consumo zero, a chilometro zero, insomma, una serie di zeri si sovrappongono. Io ho visto delle cose del genere, ho girato molto il mondo, sono stato a Cusco, per esempio, che è una grande città, però ai dintorni di Tusco c'è tutta, di Cusco c'è una parte della struttura urbana che è fatta tutta di case che sono realizzate con la terra a disposizione di ciascuno e usando le fronde degli alberi, tutti gli elementi praticamente del paesaggio che sta intorno a queste case per coprirle. E quindi diciamo, siamo di fronte a un esempio di un'architettura che non consuma energia, che se non le energie naturali, è un'architettura che spesso viene invocata come il sogno del nostro tempo. Ora, certo, non è possibile generalizzare una condizione come questa. Dobbiamo però tener presente che oggi come oggi non dobbiamo imparare dai grattacieli, che sono il simbolo dello spreco, ma dobbiamo invece imparare da queste condizioni particolarissime, che non sono generalizzabili, ma che possono servirci per riflettere su cosa sarebbe giusto fare e non fare. Quindi io, per esempio, do come compito ai miei studenti di fare i conti dei loro progetti, che vuol dire, per esempio, valutare quelle parti che hanno reso indispensabile l'uso di materiali che vengono da lontano. A questo punto loro devono calcolare la distanza che viene affrontata in ogni caso e valutare l'energia che si consuma per realizzare questo avvicinamento della materia al luogo in cui viene utilizzata. Così pure li invito a rendersi conto delle disponibilità particolari dei luoghi, delle tradizioni costruttive e quindi di ciò che effettivamente si può pensare come architettura non solo a chilometro zero, ma anche diciamo, a consumo il più limitato possibile. Naturalmente, il corso individua tutte le caratteristiche negative del nostro tempo, quindi fa un elenco delle cose che bisognerebbe superare. Le cose da superare sono tante. Poi, diciamo, questo corso dà anche una serie di indicazioni su quelle che sono gli obiettivi da raggiungere, che sono, adesso posso citarne qualcuno, diciamo, uno è la coralità, cioè il fatto di costruire per accentuare quella che è una caratteristica degli insediamenti fin dall'inizio della storia. Un'altra delle caratteristiche più ovvie è, diciamo, la diminuzione dei consumi, quindi combattere contro questo mostro, diciamo, che rischia di trasformare la Terra in un luogo inabitabile. Effettivamente, così come vanno le cose adesso, ci vorranno magari un paio di secoli, ma indubbiamente l'uomo sta realizzando le condizioni per cui la Terra diventi inabitabile. Ecco, poi ce ne sono altri 6 o 7 di requisiti, così li chiamiamo, che sono appunto un modo per dare agli studenti
uno strumento conoscitivo nei confronti di quello che loro pensano. Il progetto ovviamente è la cosa più aperta possibile. Io volevo, visto che la giornata che noi abbiamo, in cui trasmetteremo la sua intervista è dedicata all'anima mundi, potrebbe dirci qualcosa come lei sente, si rapporta a questa idea di anima mundi? Beh, ovviamente è un tema appassionante per un architetto. Come ho detto, la dimensione della spiritualità, quindi consentire anche nella nostra civiltà un uso della parola anima, che è quasi come dire una coraggiosa reazione a quelle che sono le idee circolanti. Ecco, tutto questo è appunto, secondo me, necessario per pensare al superamento di una situazione che ho descritto, cioè l'uomo che assiste imbelle a queste trasformazioni in gran parte da lui create, reagendo con una visione assolutamente incapace, come dire, di rendersi conto della gravità della situazione. Cioè, negli ultimi anni abbiamo avuto qualche passo avanti, ma sono passi avanti che fanno capire l'inadeguatezza delle nostre conoscenze, degli nostri studi, ma soprattutto dell'azione politica. Ora, effettivamente, il compito fondamentale è proprio quello di riuscire a mettere in evidenza quelli che sono stati i momenti più significativi dell'autocritica della cultura moderna. In questo senso l'eredità di Jung è fondamentale perché, diciamo, parte da una conquista, quella della psicanalisi, che è proprio espressiva, della civiltà moderna, però cerca di correggere quelli che sono, i pericoli, in un certo senso, di un atteggiamento che metta l'uomo insieme a una serie di altri fenomeni della natura e del mondo, che, ecco, senza la conoscenza, la consapevolezza, della ricchezza che viene da questa partecipare dell'uomo all'anima del mondo, senza questo, secondo me, la nostra società è terribilmente impoverita e la sua capacità di reagire al disastro è molto meno forte e significativa. Dunque, io vorrei concludere a questo punto, soltanto con una piccola considerazione. Jung parla di solito che noi abbiamo due personalità, no? La personalità numero uno, la personalità numero due. E io penso che lei sia un poeta oltre che un architetto, quindi possiamo dire che la sua personalità numero uno è l'architetto, che è stata la personalità con cui uno si è confrontato nel mondo, ma nel suo profondo lei è un poeta. Dunque, questa idea della duplicità della personalità è un'idea affascinante. Io nel mio giardino ho un bellissimo albero, tra i più antichi della storia della Terra, che è il ginkgo biloba, che è appunto una foglia composta da due elementi. E, diciamo, vicino a questo albero ho messo una poesia di Goethe, che è proprio dedicata al ginkgo biloba, che racconta come questa duplicità che lui ha trovato in questa meravigliosa foglia l'ha poi sentita dentro se stesso. E effettivamente questa duplicità è inevitabile dell'uomo. E per me, indubbiamente, la poesia è stata una consolazione, un modo di riflettere e ispirare il mio lavoro, ma anche con una funzione del tutto diversa da quella della creazione, un modo per asservire degli insegnamenti e essere costretto a quel, diciamo,
passione che richiede la poesia. La poesia è un elemento del mistero, nel senso che è il modo in cui il linguaggio si arricchisce di una serie di qualità misteriose che lo rendono fertile in un certo senso. Ecco, quindi per verificare questa duplicità e questo mistero, secondo me la poesia è fondamentale. D'altra parte, diciamo, uno dei poeti che io ammiro di più, che è Hölderlin, dice che in fondo ai poeti tocca non solo così di dare delle sensazioni piacevoli, ma anche proprio di influenzare il modo in cui noi apprendiamo la consistenza del mondo. Quindi, diciamo, sono in fondo ai poeti più che alle altre attività che noi dobbiamo riconoscere la possibilità così di dare all'uomo una forza trainante che può portarlo poi appunto a cambiare il mondo in meglio invece che in peggio. Ecco, quindi indubbiamente io ho sempre sentito come architetto i limiti dell'architettura, cioè l'architettura anzitutto richiede delle condizioni economiche, richiede, ed è sempre un po' occasionale, mentre la poesia ha questa straordinaria universalità, per cui ci parla dell'uomo in modo tale che lo coinvolge completamente nel suo essere. Ecco, quindi naturalmente non ho mai, cioè ho avuto solo da ragazzo l'idea di poter scrivere delle poesie, poi mi sono reso conto che non era un'attività in cui io potevo raggiungere una sufficiente qualità e quindi ho scelto un altro mestiere. Naturalmente mi è rimasto un po' il rimpianto e nello stesso tempo, diciamo, questo riconoscimento del valore della poesia è stato un nutrimento continuo che direi proprio adesso che sono raggiunto i 90 anni è diventata veramente una compagna indispensabile per sopravvivere. Bene, io ringrazio tantissimo il professore, è stato veramente generoso nel concederci i suoi pensieri, il suo vissuto e grazie.